Benvenuti sul canale 9000 Giri Elaborazioni. Oggi parliamo di due lavori che abbiamo iniziato precedentemente, che abbiamo fatto vedere nei video precedenti, su due BMW. Iniziamo da questa, che è una BMW 320, sulla quale siamo stati costretti a sostituire integralmente il motore. Se vi ricordate, appunto, nella puntata, una delle puntate precedenti, questa macchina ha avuto un grosso problema di rottura del motore, dovuta presumibilmente a una mappatura fatta in maniera assolutamente errata, eccessiva, che ha causato il surriscaldamento della camera di combustione, la rottura di un pistone e l'ovalizzazione delle canne. Qui l'unico sistema, non era stato possibile revisionare in rettifica al motore, abbiamo dovuto comprare proprio il monoblocco nuovo in BMW, che è arrivato in tempi rapidi. Abbiamo montato il motore, abbiamo montato i cablaggi e adesso la macchina è ritornata perfettamente efficiente. Ovviamente abbiamo fatto una mappa in maniera più logica, quindi con dei parametri assolutamente più corretti, in maniera tale che il cliente non avesse più il tipo di problema precedente. Quindi la cosa principale quando succedono queste cose è capire la causa prima della riparazione, capire la causa, poi fare la riparazione e correggere quello che è l'errore, perché sennò chiaramente uno sostituisce il motore, non sa che il motore si è rotto per un determinato motivo e poi il motore si rompe di nuovo. Quindi questo è quello che abbiamo fatto. A completamento, visto che appunto l'appetito viene mangiando, come si suol dire, il cliente ci ha fatto anche mettere le mani sulla turbina, quindi abbiamo revisionato il turbo e modificato sia le giranti, mettendo la girante di aspirazione in avio nella girante di scarico in Inconel, e maggiorato leggermente il carter di aspirazione. In questo caso non abbiamo potuto fare una maggiorazione eccessiva perché, dato il tipo di turbina molto particolare, lo spazio per poter fare un lavoro in sicurezza non era eccessivo, quindi abbiamo fatto una maggiorazione che di solito arriva al 12-15%, in questo caso siamo stati sotto al 10%. Comunque le prestazioni tra il prima e dopo comunque si sentono, sono più che soddisfacenti. Oltre al discorso turbina, abbiamo poi lavorato sullo scarico, quindi abbiamo fatto uno scarico completamente artigianale con un catalizzatore metallico. Adesso Mirko accende il motore, così facciamo vedere che effettivamente il motore c'è, funziona, e potete anche sentire il suono dello scarico. Adesso io passerei alla seconda vettura che avevamo iniziato precedentemente, che abbiamo completato, quindi prima di consegnarla al cliente ve la facciamo vedere finita. In questo caso era una BMW M5 Touring, macchina direi veramente una delle macchine più particolari che abbiamo avuto recentemente. Quindi, come vi avevo descritto nella puntata precedente, un V10 507 cavalli, una macchina veramente possente. In questo caso abbiamo fatto dei lavori molto mirati, quindi a livello di motore abbiamo sostituito lo scarico, mettendo appunto questo scarico della Super Sprint, per ovviare a un problema, anche se vogliamo estetico, di vedere questi due tubi che passavano sotto al ponte posteriore e al cliente proprio non andava giù la parte estetica. Quindi abbiamo sostituito con uno scarico della Super Sprint, che a questo punto ha eliminato completamente il problema. Poi siamo passati all'impianto frenante, che abbiamo fatto vedere l'ultima volta smontato. Adesso l'abbiamo montato, quindi con pinze, con dischi da 375, ovviamente le sue pastiglie. Abbiamo verniciato le pinze con il classico colore BMW Motorsport. Abbiamo cambiato le tubazioni dei freni e ovviamente l'olio dei freni, questo sia per quanto riguarda l'asse anteriore che l'asse posteriore. Ci rimangono da montare dei piattelli distanziali, perché il cliente vuole appunto avere la verticale quasi a filo con il passaruota, quindi andremo a montare dei piattelli distanziali da 5 mm. Abbiamo montato l'assetto, che ci ha creato non pochi problemi per via del fatto che questa macchina ha due molle anteriori, quindi sono state sostituite le due molle anteriori, e sull'asse posteriore ha un sistema autolivellante che purtroppo, per essere regolato, deve essere regolato tramite computer.
Quindi in questo caso abbiamo tribolato, devo dire, non poco a trovare la soluzione, perché è veramente difficile trovare il software che vada a regolare la sepolizione. Ci siamo dovuti avvalere della collaborazione del nostro collega esterno, perché abbiamo, nonostante che noi abbiamo una diagnosi molto evoluta, purtroppo non c'era quella funzione. Quindi per fortuna abbiamo in questo settore, è importantissimo avere delle buone collaborazioni. Questo nostro collega ci ha dato una mano, ci ha regolato l'asse posteriore in maniera tale da avere a questo punto l'uniformità con la parte anteriore. Quindi a questo punto direi, al di là dei distanziali, il cliente poi successivamente farà sicuramente un detailing esterno, quindi siccome ci tiene la macchina ha un po' di problemi estetici, tipo appunto non cose gravi, però insomma diciamo ci sono delle imperfezioni che il cliente vuole sistemare, quindi probabilmente andremo a riverniciare almeno tutta la parte delle fiancate del muso e poi faremo appunto un trattamento nanoprotettivo. Al lavoro finito la macchina dovrebbe essere veramente una macchina unica. Ripeto, sono macchine molto particolari, ce ne sono rimaste molto poche e quei pochi fortunati che ce l'hanno le vogliono tenere in maniera impeccabile. Quindi anche in questo caso direi che è tutto. Ricordiamo sempre ai nostri clienti che per qualunque informazione di consultare il nostro sito www.9000giri.it e soprattutto di cliccare sulla campanella in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima!